Ciao! Dovete sapere che nel corso dei secoli sono state tante le creature che si sono stabilite al castello di Formigine. Draghi dorati, folletti dispettosi, gnomi laboriosi, piccole fatine capricciose e così via. Tanti anni fa, nei sotterranei del vecchio maniero, si era stabilita la grande colonia topina, proveniente dalle lontane terre dell'est. Dovete sapere che all'epoca tutte le colonie topine erano rette da un rigido sistema di comando, governato dal re e dalla regina dei topi, e Formigine non faceva eccezione. Sul trono del castello sedevano Re Topolindo e la regina Topazia, contornati da tutta una serie di cuochi, domestici, valletti e dame da compagnia. I sotterranei del maniero erano tutto un brulicare di topolini in livrea che trasportavano da una parte all'altra piccoli oggetti, tazzine, cappellieri, vassoi e tutto quello che poteva servire ai due sovrani. Tra i personaggi che componevano la corte c'era anche Clotilde, una giovane topina dal manto cimereo, con lunghi baffi arricciati e un ampio vestito di velluto blu legato in vita da un piccolo fiocco color zafferano. Clotilde era la pittrice di corte e ogni anno, in occasione della gran festa di inizio estate, aveva il compito di dipingere il tradizionale ritratto di famiglia da destinare alla sala da ballo al primo piano del palazzo. Mantenendo fede al proprio ruolo, la giovane pittrice non si separava mai dal proprio pennello. Ovunque andasse, era sempre accompagnata dal suo prezioso strumento, pronta a schizzare sulla tela un tramonto suggestivo o un volto particolarmente affascinante. Una mattina Clotilde si alzò presto. Voleva recarsi al suo studio di buon'ora per iniziare a lavorare al grande ritratto di famiglia che avrebbe dovuto essere pronto per l'inizio dell'estate. Una volta varcata la soglia della bottega, andò subito al banco da lavoro accanto al cavalletto. Era pronta per mettersi all'opera quando il suo sguardo si posò sulla scatola dei colori appoggiata sul tavolo scrostato. «Dov'è finito il mio pennello?» esclamò Clotilde. Sono assolutamente certa di averlo lasciato qui ieri sera. Perlustrò l'intera bottega, guardò sopra i tavoli, sotto le sedie, dietro l'armadio delle tele e persino sui davanzali delle finestre, ma niente, del pennello sembrava non essere rimasta alcuna traccia. Improvvisamente la giovane artista si ricordò che il giorno prima aveva trascorso tutto il pomeriggio nel parco del castello, dove si era attardata fino a sera nel tentativo di fermare sulla tela i colori del castello al tramonto. Il pennello doveva esserle caduto nel tragitto di ritorno alla bottega. Clotilde impugnò la campanella dello studio e, in men che non si dica, uno stuolo di valletti si riversò nella stanza, richiamato dal segnale. Dopo le dovute indicazioni, i domestici si misero alla ricerca del prezioso pennello. Controllarono ogni angolo del giardino, ma l'operazione non ebbe successo. Rimaneva solamente un posto da perlustrare, il grande pozzo accanto allo scalone principale del maniero. Ma come fare? Clotilde si consultò brevemente con i valletti e poi uscì dalla bottega con una piccola calamita che aveva trovato sotto al grande ippocastano. Sapevo che questo strano oggetto mi sarebbe tornato utile, esclamò. Legò velocemente un nastrino attorno alla calamita e insieme ai valletti lo calò nel pozzo. Anelli, monete, chiodi, forcine per capelli, tutto quanto usciva dall'oscurità del pozzo, ma del pennello non c'era alcuna traccia. Finalmente, dopo una lunga serie di manovre, le setole del pennello fecero capolino dalla grata sovrastante il pozzo. Evviva! Esclamò Clotilde, abbracciando il suo adorato pennello. Ringraziò i valletti che erano accorsi in suo aiuto e si affrettò a ritornare nella sua bottega. Un importante compito la stava aspettando.